Buonasera a tutti, siamo oggi qui al Digital Sushi assieme a Marco Tomasoni. Digital Sushi è un evento che si occupa principalmente di web marketing. A questo proposito Marco Tomasoni ci ha parlato di brand identity e personal branding. In particolare quindi ti chiediamo oggi Marco, come credi che il personal branding possa essere fondamentale, utile per le aziende oggi? Personal branding e aziende sono due termini che possono sembrare antitetici, ma in realtà non lo sono. Perché se un'azienda riesce a dare fiducia ai brand dei singoli impiegati, è chiaro che ne trae giovamento. Se un'azienda è composta da persone che gestiscono, lavorano bene il proprio brand, è chiaro che è la stessa azienda che poi ne trae giovamento. È importante avere persone con un brand forte che poi, quando vanno fuori nel mondo, diventano ambasciatori di quella marca, di quella azienda, e lo diventano grazie al loro brand personale. Quindi se un'azienda investe sul brand dei singoli impiegati, è chiaro che ne può trarre solo giovamento. Quindi, a tuo parere, quali sono gli errori che vengono commessi maggiormente dalle aziende a questo proposito? Fondamentalmente è proprio questo il problema. Alcune aziende temono che dare troppo spazio agli impiegati possa poi togliere risorse al brand aziendale. Faccio un esempio. Un'azienda magari pensa che se investiamo formazione sul personal brand della singola persona, questa singola persona poi magari raggiunge un tale livello di importanza, di competenza, che poi può lasciare l'azienda. Ma questo può succedere sempre. Allora, tanto vale credere, dare fiducia alle persone, aiutarli a sviluppare il loro personal brand, perché poi si creerà un legame di fiducia tra azienda e impiegato. E un impiegato con un brand forte può tornare, ripeto, solo utile all'azienda. Così come un'azienda forte può tornare utile al singolo impiegato. È uno scambio, un win-win, vincono entrambi. Perfetto, quindi cosa consiglieresti a chi ha intenzione di intraprendere per la prima volta la carriera imprenditoriale, ad un imprenditore giovane? Sicuramente investire sul proprio personal brand, che vuol dire creare una strategia, creare tutta una serie di strumenti che possano consolidare la sua credibilità, la sua fiducia. È molto importante che prima di iniziare in qualsiasi percorso imprenditoriale la persona si senta prima di tutto sicura di quello che fa, deve essere in grado di sapere esattamente quali sono le sue qualità, qual è il suo valore unico, qual è il suo valore aggiunto. Poi, fatto questo, struttura una strategia, poi possiamo approfondire con le singole persone, per diventare l'opzione preferibile all'interno del mercato di scelta. L'obiettivo qual è? È quello di rendersi visibile, riconoscibile, di farsi scegliere rispetto alla concorrenza. Oggi viviamo in un mondo dove la concorrenza è altissima, quasi in tutti i campi c'è gente molto brava che sa fare tante cose. Proprio per questo diventa ancora più importante distinguersi, rendersi più visibili rispetto agli altri. C'è qualcuno che secondo te sa fare bene personal branding in Italia? Un esempio, ci sono tante persone che fanno personal brand e lo fanno personal branding e lo fanno a alti livelli. Persone che l'hanno fatto anche in tarda età. Mi viene per esempio in mente Giovanni Rana, no? Che è questo simpatico signore anziano, che conosciamo tutti, che a un certo punto ha deciso di investire mettendoci la faccia, no? Mettendoci la faccia per far capire che dietro questa sua azienda già consolidata però c'era una persona con dei valori, con delle caratteristiche, con delle capacità che sapeva comunicare. Quindi mi viene in mente lui, ma ci sono veramente tanti tanti altri casi. Perfetto.